Ciro, dove sta per avere inizio l'incontro tra l'Inter e il Malmo, valido quale gara di ritorno del primo turno di Coppa Campioni. Sta volgendo al termine l'odierna lunga maratona calcistica. L'Inter affronta questi svedesi del Malmo, dai quali è stata battuta per 1-0 nel match d'andata. Risultato insidioso, i nerazzurri per passare il turno devono segnare due gol senza subirne alcuno. Ecco il Malmo che viene in avanti, ma è immediatamente bloccato, insistono comunque i giocatori svedesi. Ancora prolungata azione del Malmo che viene in avanti con Agren, il cui traversone è deviato in calcio d'angolo. Avvio imprevedibilmente aggressivo da parte degli avversari dell'Inter, che guadagnano subito un tiro d'angolo. Stavo dicendo del risultato maturato nella gara d'andata, un risultato piuttosto pericoloso. Mentre osserviamo gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina che va a battere Engvist. Si gioca in una serata piuttosto calda, il fondo del terreno in perfette condizioni, buona l'affluenza di pubblico e c'è questo rinvio da parte di Bergomi. Ancora Engvist sulla palla, entra in corpo a corpo con Matteoli, alla meglio, va sul fondo e guadagna un nuovo calcio d'angolo. L'allenatore del Malmo, Hodgson, inglese, aveva detto che i suoi non avrebbero fatto le barricate, soprattutto in considerazione del fatto che ciò non rientra nella mentalità del football svedese, e a giudicare da queste prime battute è stato di parola. Batte il suo secondo tiro d'angolo il Malmo, parabola insidiosa, va Zenga a bloccare alto su Lindman. Vi do le formazioni delle squadre, l'Inter gioca con Zenga, Bergomi e Breme, Matteoli, Ferri e Mandorlini, Bianchi, Berti che dunque è regolarmente in campo, Klinsmann, Mateus e Serena. Per quanto riguarda il Malmo, schiera Fede, Lagren e Schwarz, Jonsson, Vonnenburg e Larsson, Persson, Engvist, Nilsson, Andersson e Lindman. La direzione dell'incontro è affidata a Kirschen, arbitro della Germania orientale. Di Ferri questo lancio in profondità sul quale galoppa Klinsmann, va a chiudere Jonsson su di lui, non fa in tempo Klinsmann a giungere sul pallone. Vi dicevo della maratona calcistica odierna, 5 squadre italiane delle 7 impegnate nelle varie competizioni sono già scese in campo. 4 hanno ottenuto la qualificazione, è stata eliminata solo l'Atalanta che peraltro si è resa protagonista di una splendida partita a Mosca contro lo Sparta, con il quale aveva pareggiato 0-0 l'andata. 2-0 il risultato finale per i sovietici, ma Atalanta sfortunata e molto brava. Colpo di testa di Ferri, Breme direttamente all'indietro per Zenga che va a bloccare e disimpegna su Bianchi. 3 minuti di gioco a San Siro tra Inter e Malmo, risultato di 0-0. Hanno passato il turno il Milan che ha vinto per 1-0 in Finlandia, la Sampdoria che ha vinto pure per 1-0 in Coppa delle Coppe con il Brambergen, mentre Napoli e Fiorentina hanno passato il turno solo ai calci di rigore. Attenzione ancora Nilsson per il Malmo in avanti, converge Nilsson, effettua una finta, poi con il sinistro va alla conclusione, chiama Zenga la parata. Questa fase iniziale della partita è il Malmo che attacca. Mandorlini, Bergomi. Parte il suo lancio in profondità, il colpo di testa è di Vandenborg e quindi è Bianchi che vince un rimpallo, tentativo di triangolo con Klinsmann, chiudono bene gli svedesi. Mateus riconquista il pallone, lo tocca verso Bergomi, buono il controllo del capitano, buono anche il suggerimento su Serena, il cui colpo di testa peraltro non trova nessun compagno pronto sulla fascia. Arrivio alla rimessa Persson. Lindman è l'autore del gol della partita d'andata, palla troppo lunga per Nilsson e Mandorlini ora che la controlla e la cede a Zenga, Ferri, Bergomi.
fuorigioco di Matteus. Matteus protesta, in effetti mi è parso che la sua posizione fosse regolare. Terna arbitrale della Germania orientale, si riprende comunque con questo calcio di punizione per il Malmo battuto da Persson. Wilson sfiora Bianchi, quindi un doppio colpo di testa prima di Bergoli, poi di Berti, e Serina che ha dato a Matteus. Matteus in dribbling salta tre avversari, propone poi il suo spunto in velocità, appoggia su Breme, lancio di Breme, di Nilsson il colpo di testa, di Mandorlini quest'altro, va ancora verso Breme che ha qualche difficoltà a tenere in campo il pallone, supera Larsson, da Berti c'è una deviazione, Klinsmann, rinvio di Vandenburg. Quindi il pallone è giocato ora da Lindemann, sul quale c'è stato intervento falloso di Ferri, gioco fermo e calcio di punizione per il Malmö. 6 minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0, siete collegati in diretta con lo stadio Neazza di Milano. Inter e Malmö giocano la gara di ritorno del primo turno di Coppa dei Campioni, con Bianchi ora all'inseguimento del pallone, su di lui si è portato Nilsson. Effettua la rimessa lo stesso Nilsson indirizzandola su Enquist, palla sul pombo. Zenga sollecitamente per Matteoli, Matteoli verso Matteus che lascia per Klinsmann, avanza Klinsmann, cerca un varco, sempre Klinsmann, incespica un po' sul pallone, c'è il rilancio all'indietro, angolo per l'Inter, applausi. Klinsmann, il terzo tedesco nell'organico di Trapattoni, è già diventato un beniamino dei tifosi dell'Inter, che ora sentite stanno incitando a gran voce i nerazzurri. Il tiro d'angolo va bene, parabola molto arcuata, respinge il portiere Fedel, c'è Matteoli che batte di prima sul fondo. Con la dovuta calma il portiere sistema a terra il pallone per effettuare il rinvio. Molte le critiche piovute sull'Inter in occasione del match perso all'andata in terra di Svezia, anche perché si era venuto combinando con la sconfitta patita la domenica precedente in campionato dai nerazzurri a Genova con la Sampdoria. Intanto c'è questo lancio verso Berti con chiusura di Persson. Persson è stato schierato da Hodgson al posto di Dalin, che è un giocatore giovane, un mulatto, forse il più famoso del Malmo. Evidentemente l'allenatore ha voluto dare maggiore tenuta al pacchetto difensivo, serie di rimpalli. Intanto c'è Matteoli che entra in possesso di palla rientrando dal fuorigioco, tardivamente segnala la posizione irregolare del guardalinea. Persson alla battuta. Portiere Fedel, ancora Persson. Con il sinistro a scavalcare il centrocampo. Palla in profondità e c'è il gioco fermo per un'azione irregolare ai danni di Mandorlini. Batte lo stesso Mandorlini, palla per Breme. Troppo lungo il colpo di testa di Jonsson, ancora Breme a scaraventare in fallo laterale. Secondo consuetudine, fin da queste prime battute si evidenzia nelle file del Malmo una notevole prestanza fisica da parte dei giocatori e un'ottima propensione alla corsa. Intanto il pallone è ancora giocato, vedete, dagli svedesi, ma sono ora gli interisti che ne entrano in possesso con Serena. Matteoli, braccato dagli avversari, dà respiro alla manovra molto bene su Bianchi. Bianchi chiama in avanti anche Mandorlini, il quale ha un attimo di esitazione, ne approfitta Nilsson per far venire in avanti Schwartz. Avanza Schwartz, un dribbling, palla sul destro,
però è un sinistro pieno, come vedete. Attenzione, va alla conclusione in modo molto pericoloso Enqvist, Zenga è costretto alla parata in due tempi. Pericolosissima azione del Malmo, nata da uno svarione difensivo. Tiro conclusivo di Enqvist, parata in due tempi di Zenga. Rivediamo, vedete Enqvist che va al tiro con il destro e Zenga costretto a bloccare in due tempi. Matteoli, Matteus, Matteoli, vedete costante il disturbo in pressing degli svedesi. Su Matteus c'è azione irregolare, gioco fermo e calcio di punizione con ammonizione immediata dell'arbitro ai danni dell'autore del fallo. Si tratta di Schwartz, ammonito dunque Schwartz per l'intervento falloso ai danni di Matteus che resta a terra. Sono trascorsi 10 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Fino a questo momento più intraprendente e pericoloso il Malmo rispetto all'Inter. Rivediamo intanto l'azione fallosa di Schwartz che entra secco e deciso sulla caviglia di Matteus. Ammonizione per Schwartz, Matteus di nuovo in piedi. Bergomi a scaraventare in profondità, stupendo il colpo di testa di Klinsmann, esce Fedel a bloccare. Molto bella l'elevazione di Klinsmann. Mandorlini, quindi Nilsson, ancora Mandorlini per Bianchi, lancio di Bianchi intercettato da Persson. Linea difensiva molto munita del Malmö, ma vedete che anche in avanti gli svedesi si disimpegnano con una certa eleganza ed efficacia. Bergomi dopo corpo a corpo con Lindman mette fuori. Alla rimessa Nilsson, che lascia l'incarico a Persson. Ora va via bene Nilsson, da centralmente a Schwartz e quindi c'è questa penetrazione con tiro sull'esterno della rete di Andersson, ancora pericolosissimo il Malmo, conclusione di Andersson, giovanissimo centrocampista del Malmo. Ora vediamo il suo tiro di esterno sinistro, finisce fuori. L'Inter deve stare molto molto attenta a queste incursioni degli svedesi, mentre ora c'è Ferri che recupera faticosamente il pallone, Berti lo gioca su Matteus, Matteus prolunga per Bergomi, da Bergomi a Bianchi, un dribbling di Bianchi, il tocco centralmente a Matteus, in profondità colpo di testa di Bergomi, poi quest'altro di Agren, il pallone per Berti che lo dà lungo verso Serena, anticipato da Larsson. Sempre Larsson, Mandorlini, quindi il tocco ancora di Andersson, Lindman tutto spostato a destra, farà un gran movimento Lindman, il pallone fuori, la rimessa è dell'Inter, Matteus ha ricevuto da Brehme, salta un avversario, Matteus si propone, riceve in posizione di ala destra Bianchi, Bianchi tenta invano di far filtrare il pallone, il rinvio è stato di Persson. Mentre Ferri tocca all'indietro sull'attacco di Lindman a Zenga. Mandorlini, Bergomi, 13 minuti abbondanti di gioco, 0-0, palla in profondità per Klinsmann, buono il controllo di Klinsmann, gioca su di lui Fondenburg, raddoppio svedese, palla che carambola fuori per Bianchi, Bianchi la controlla, vedete il raddoppio ancora degli svedesi, d'agilità va via Bianchi che non trova poi un compagno libero, è costretto al dribbling prolungato, guadagna una rimessa laterale. Matteoli, Matteus, non si capisce con Bianchi, esce Fondenburg, la palla è ancora per l'intraprendente Enqvist, Lindman intercetta Berti, colpo di testa di Matteoli, ancora Berti, Matteoli, Bianchi, Berti, Bianchi,
chiudono molto bene gli svedesi, Matteoli e Berti. Fallo su Berti ad opera di Nilsson. Le due punte del Malmo sono Enquist e Lindman, mentre c'è uno schieramento difensivo che prevede 5 difensori. Bergomi, Bianchi va in corsa al cross e Schwartz devia in angolo. Secondo tiro dalla bandierina per l'Inter. Siamo intorno al quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0. Il Malmo ha giocato molto bene la fase iniziale della partita, togliendo l'iniziativa all'Inter. Cross di Matteus, il colpo di testa è di Serena, la parata di Fedel. Vedete inquadrato Serena, molto bello il suo stacco. Il giocatore sta attraversando un momento particolare, perché rivediamo intanto l'azione, vedete la sua perentoria conclusione, la buona parata di Fedel. Serena non è riuscito ancora a segnare in campionato, mentre osserviamo Klinsmann che tocca per Matteus, cross immediato di Matteus, troppo sul portiere, Fedel blocca. Ecco il suo rinvio, c'è posizione di fuori gioco. Ferri, Bremer, Ferri, Bergomi, tenta di farsi vedere Matteus, intercetta il lancio di Bergomi l'attivissimo Nilsson, ancora in possesso di palla. Eccolo in combinazione con Lindman, ferma tutti Bianchi, da Bergomi, da questi a Matteoli. Ancora intercettato il lancio verso Matteus, triangolano bene con proprietà di palleggio, vedete, gli svedesi che ora si propongono ancora in profondità con il solito Enquist attaccato e fermato da Mandorlini. Berti, Bremer, giù Serena, c'è calcio di punizione. Al momento dello scatto è stato attaccato irregolarmente da Agren, il gioco è fermo. C'è un calcio di punizione per l'Inter. Inter costretta a soffrire in questa fase iniziale della partita, molto ben disposto in campo. Il Malmo si è anche proposto pericolosamente in avanti, mentre Brene sta per battere il calcio di punizione. Klinsmann prolunga, il colpo di testa poi è stato di Vandenburg. C'è l'anticipo di Matteus, il tocco intelligente all'indietro per Ferri, la palla per Matteoli. Il lancio di Matteoli in profondità, sorveglia la situazione Persson, desiste Bianchi. Ancora Persson. Bergomi, manca l'anticipo, torna però velocemente su Lindman, che probabilmente lo aveva anche sbilanciato al momento dell'anticipo stesso. Mandorlini, Matteus, Ferri, Klinsmann, fermato sulla palla ora Larsson, col suo lancio in profondità, arretrato alquanto il raggio della propria azione comunque il Malmo. Mandorlini, Matteoli, Berti. Berti sfugge ad Anderson che lo bracca ancora, palla sempre per Berti, dentro per Serena, fermato da Vandenburg proprio al momento di entrare in area. Pallone giocato ora da Enquist, lancio in profondità, Bergomi tocca per Mandorlini. Cresce l'Inter, siamo al 19° del primo tempo, risultato di 0-0 dopo aver sofferto nelle battute iniziali. L'imprevedibile aggressività degli svedesi, l'Inter ora sta prendendo quota. Ferri, Matteoli, Berti, Bremer, Matteoli, dentro per Klinsmann, triangolo sullo stesso Matteoli, buono il controllo, palla larga per Bergomi.
è in appoggio anche Bianchi, eccolo servito, converge molto bene Bianchi, tocca poi su Matteus, dentro ancora, fuori gioco di Matteoli, segnalato il fuori gioco a Matteoli, non a Bianchi. Ecco che rivediamo, vedete che Bianchi era sicuramente in posizione regolare, ma al momento in cui è partito il lancio Matteoli probabilmente era alle spalle dei difensori avversari. Persson con il sinistro per questo colpo di testa di Mandorlini, palla per Breme, Matteoli ancora, va Matteoli, Klinsmann fermato da Vandenburg. Enquist, Nilsson, Lindman, ancora Persson, Andersson, Schwarz, Persson, bello il colpo di tacco a favore di Andersson, passaggio di ritorno allo stesso Andersson, vedete che sono molto robusti, Larsson, rimane a terra comunque Andersson e Larsson in possesso di palla, parte il traversone, c'è Mandorlini, è sempre a terra Andersson, Matteoli in possesso di palla per l'Inter, ecco il lancio su Matteus, viene a sovrapporsi Bianchi, parte il cross a incrociare il gioco, un po' arretrato peraltro il pallone su Breme, si è rialzato Andersson, Ferri, Bianchi, buona la giocata di punta su Matteus che tenta di restituirgli in profondità il pallone, chiude l'esperto Persson sul portiere Fedel. 21 minuti di gioco e il risultato è di 0-0. Vi ricordo che nel match d'andata l'Inter è stata battuta per 1-0 a Malmö. Stacco di Bergomi, due volte. E stavolta francamente mi pare che l'interpretazione arbitrale non sia da condividere, Bergomi è stato palesemente disturbato al momento del doppio stacco, invece l'arbitro Kirchen comanda un calcio di punizione a favore degli svedesi. C'è la battuta immediata di Nilsson, l'arbitro però fa ripetere tutto, vedete che nei pressi del pallone sono Nilsson e Lindman. Ora da quelle parti è arrivato anche Schwarz ed è proprio Schwarz che prende la rincorsa, parte il siluro e Zenga è costretto in angolo, gran tiro di Schwarz e Zenga in angolo. È il giocatore che è stato ammonito. Sta facendo un'ottima figura il Malmo a San Siro. Dalla bandierina Nilsson. Sempre temibili sulle palle alte gli svedesi, se non altro per la loro notevole statura esterna della rete. Il rinvio di Zenga, il colpo di testa di Vandenburg, la palla per Matteoli con l'esterno da Bianchi, palla in profondità, chiudono ottimamente gli svedesi, pallone fuori, l'ultimo tocco è di Serena. La rimessa è di Nilsson verso Enquist, Matteoli, Matteus, ancora Matteoli, buona la combinazione, va Matteoli, viene messo giù da Vandenburg, c'è calcio di punizione, vedete a terra Matteoli, rivediamo, vedete l'intervento in take scivolato sulla caviglia di Matteoli da parte di Vandenburg, difensore centrale del Malmö, punizione per l'Inter mentre Matteoli si rialza,
e siamo giunti al 24esimo del primo tempo sul risultato di 0-0. Va la battuta Mateus. Ora Serena, altissimo, a rimettere in mezzo. Berti non trova il pallone. Klinsmann mischia furibonda, palla fuori. Escono d'agilità e di precisione gli svedesi, poi questo tocco è sbagliato e la rimessa è dell'Inter. Bergomi. Serena. Mette giù il pallone, vedete il sistematico raddoppio da parte dei giocatori del Malmo. Mateus alla rimessa laterale. Lancio molto lungo sul quale esce il portiere Fedel. Direttamente a Zenga il lancio del portiere svedese. Zenga per Bianchi. Perri. Vedete come aggrediscono gli attaccanti svedesi e l'Inter è costretta ancora al passaggio su Zenga, il cui rilancio stavolta è colpito di testa da Hondenburg, quindi da Lindemann. C'è Breme sul pallone. Cambia gioco a favore di Bergomi. Bergomi mette giù, trova il passaggio su Bianchi, da Bianchi a Mandorlini. Breme. C'è un attimo di pausa per gli interisti, vedete che non appena un giocatore entra in possesso di palla viene sistematicamente attaccato dagli avversari. Bergomi parte il lancio in profondità, ancora un buon colpo di testa di Agren, il pallone però è per Breme. Breme Klinsmann, Klinsmann per Berti. Perri da quest'altra parte a cercare Mateus, che di prima prolunga in profondità. C'è il pallone controllato e rilanciato da Persson, ma è fuori. Bianchi, Mateus, ancora Bianchi, triangolo non riuscito, rinvio di Persson. Mandorlini e Lindemann. Mandorlini ha un'esitazione, Lindemann ne approfitta, poi Mandorlini lo attacca e lo ferma. Matteoli, Bianchi. L'Inter è costretta a passaggi avventurosi sullo stretto, a compagni marcati. D'altra parte la grande mobilità e aggressività degli svedesi non consente all'Inter di ragionare. Mateus cerca una soluzione personale. Hondenburg lo ferma in fallo laterale. Ora una rimessa di Mateus, pallone che è toccato da Larsson e bloccato da Fedel. Il Malmo si è già garantito la, attenzione Mandorlini, Zenga, si è già garantita la partecipazione alla prossima edizione di Coppa dei Campioni, avendo terminato al primo posto la regular season del campionato svedese. Matteoli. Klinsmann. Zenga, Klinsmann, Klinsmann, tiro fuori! Molto bello il duetto Serena-Klinsmann e Klinsmann in buona coordinazione ha battuto a rete con palla che è finita fuori non di molto, ecco che rivediamo la parte conclusiva, vedete il tiro a spiovere forte, di collo pieno, palla fuori. Bergomi, Agren, Matteoli, ancora Matteoli, buono il dribbling di Matteoli, buono anche il servizio su Klinsmann, va Klinsmann, Klinsmann fermato, subentra Berti, Berti può dare a Breme, Breme fa partire subito il cross, il colpo di testa di Hondenburg sul pallone Bianchi. Si è fatto intercettare il lancio e fila via Lindemann, torna su di lui Bergomi, converge Lindemann,
tocco verso Enqvist, ancora insistono gli svedesi, ora con Schwarz, un gran tiratore, parte il cross, il colpo di testa di Mandorlini, Bergomi, rilancio di quest'ultimo, palla per Serena, per Klinsmann, Klinsmann disturbato da Vandenburg, perde il pallone, si lotta con grande accanimento, preme, vedete, due volte in take, è scivolato, arriva anche Berti, gioco fermo e punizione per l'Inter. Grandissimo agonismo in campo. E a terra breve. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, ecco che rivediamo, vedete il doppio tackle scivolato di Breme. Guardate come arrivano contemporaneamente sul pallone Agren e Breme, resta a terra Breme. Naturalmente c'è da augurarsi che Breme non si ha fatto del male, vedete il primo intervento di Breme su Larsson, il secondo in contemporanea con Agren, poi arriva anche Bianchi a fare un po' di confusione, Berti a fare un po' di confusione, in piedi Breme, punizione per l'Inter. Alla battuta Ferri. Troppo sul portiere che ha un'esitazione, recupera comunque posizione e blocca. Colpo di testa di Anderson, palla per Schwarz, ora per Nilsson. Ancora la gioca bene indirizzandola su Schwarz, il dribbling di Schwarz, il passaggio sullo stesso Nilsson, finta il cross, poi lo effettua con il sinistro, Serena, palla che carambola all'indietro nuovamente su Nilsson, calibra il preciso pallone a favore di Enqvist, preme caparbiamente su Larsson, serie di finte di Breme. Breme poi disimpegna, applauditissimo su Bergomi, Bergomi a Matteoli, Matteoli può dare a Bianchi, il lancio però è troppo lungo e Bianchi non può tenere la palla in campo. ...32 minuti di gioco nel corso del primo tempo, si sapeva che la partita nascondeva più di un'insidia per l'Inter, questo Malmo però francamente stasera ha giocato molto meglio di quanto non abbia fatto nella stessa gara d'andata che pure ha vinto. Ferri, Mateus, Breme, palla verso Berti, c'è stato il colpo di testa in copertura di Persson con rimessa dell'Inter, stavolta va a effettuarla Matteoli, utilizza su Bianchi, palla ancora per Matteoli, va Matteoli a cercare una qualche soluzione, ritarda il tocco, poi riesce a recuperare per Bergomi, parte il cross e c'è la segnalazione di un fuorigioco, magari ci sarà anche stato, ma che francamente non ho visto. Vandenburg, Persson, Nilsson, poi Bergomi a recuperare il pallone e a cederlo a Ferri, prima incontro a Klinsmann, il passaggio è su Breme, ancora Ferri, Ferri avventurosamente mantiene il possesso del pallone, disimpegna poi su Mandorlini, Mandorlini imposta su Mateus, Mateus sbaglia il tocco, c'è il rinvio di Larsson, il recupero ancora di Mandorlini, Mandorlini per Berti, Berti fra due avversari, fermato, quindi Mandorlini in azione fallosa e si sta la munizione, ammunizione per Mandorlini, è entrato in ritardo Mandorlini.
cartellino giallo dunque anche per Mandorlini, mentre il giocatore infortunato dovrebbe essere Anderson. Partita giocata su ritmi elevatissimi fino a questo momento, ormai non c'è più speranza di trovare delle squadre facilmente addomesticabili in Europa. Vediamo intanto gli sviluppi della precedente azione, vedete che difatti è proprio Larsson, Anderson, il giocatore rimasto infortunato sull'intervento palloso di Mandorlini. Anderson dà l'impressione di potersi rialzare, così è infatti. Squadre a ranghi completi, 35 minuti di gioco nel corso del primo tempo, risultato ancorato sullo 0-0, Malmö che dunque mantiene il vantaggio conseguito nel match d'andata. Bianchi mette direttamente in fallo laterale. La rimessa è di Persson, ancora Persson. Persson tocca su Nilsson, buono il dribbling di Nilsson, attenzione, parte il cross, c'è la deviazione di Mandorlini e il calcio d'angolo. Viene in avanti anche Vandenburg, il difensore centrale, lo segue in copertura serena, ripiega anche Klinsmann, mentre dalla bandierina è pronto a battere Nilsson. Parabola molto lunga, è proprio Vandenburg che tenta di rimettere in mezzo ma non ce la fa. Zenga scambia con Brene. Ecco il lungo rinvio del portiere dell'Inter, il colpo di testa è di Klinsmann. Poi è Matteus che entra in possesso di palla, va Matteus, entra in area, tiro, c'è una deviazione, calcio d'angolo. Penetrazione impetuosa di Matteus, deviato il suo tiro. Dalla bandierina allo stesso Matteus. Palla fuori per Serena, quindi è stato Agren a ribattere. Matteoli sul pallone, tocca l'indietro a Ferri, lancio di Ferri in profondità e c'era il fuorigioco. Mandorlini. Segnalano anche queste posizioni irregolari di posizione, se vogliamo. Mandorlini stava tornando ma effettivamente era in fuorigioco, vedete infatti che la punizione viene battuta dalla zona centrale del campo. Agre colpo di testa a seguire di Lindman, attenzione Brene, bella la sua rovesciata, palla verso Berti. Berti in qualche modo l'alza a campanile, c'è Klinsmann che la colpisce ma Agren che la controlla con questo lancio in profondità sul quale invano Larsson tenta di controllare. Arriviamo alla conclusione del primo tempo, è un primo tempo molto sofferto per l'Inter. Serena fermato da Agren, il rilancio poi è di Vandenburg, c'è un rimpallo con Bianchi che scaraventa in profondità e con il tocco all'indietro di Jonsson per il portiere Fedel. Brene, Bergo. Avanza il capitano dell'Inter, tocca su Matteus, Matteus largo verso Bianchi e Bianchi però si fa anticipare dal positivo Persson, mentre c'è questo tocco di Enquist con l'anticipo di Mandorlini, la palla è per Berti. Berti tocca su Matteoli. Matteoli a Bianchi, ma è difficilissimo giocare così in un fazzoletto anche perché gli avversari portano marcature molto decise anche se è corretto.
Fedel, Persson, lancio di Persson, Bergomi sulla palla, butta in qualche modo in avanti, il colpo di testa è di Agren, quest'altro è di Ferri, palla per Matteoli, Matteoli fa filtrare il pallone per Berti e triangolo fra i due, palla verso Klinsmann, disturbato da Vandenburg, calcio di punizione. Meno di 5 minuti alla conclusione del primo tempo, Inter che fruisce di questo calcio di punizione. Vede l'arbitro Kirchhoff che fa cenno di attendere il suo fischio, la barriera degli svedesi che va formandosi. Matteus e Brehme in posizione di tiro, Matteus che parlotta con Matteoli. C'è anche Berti nella barriera, barriera che mi sembra troppo vicina. L'arbitro dice che va bene così. Parte Matteus, tiro dopo lo scambio con Matteoli, nessun problema per Fedele. Per il disturbo di Serena comandata una punizione a favore del Malmo, mentre intercetta ora Bianchi nel suo lancio e controllata nuovamente da Persson. Brehme, Klinsmann, tocco di Klinsmann in profondità, pasticciano un po' Agren e Vandenburg, ma Serena non è da quelle parti. Il rinvio di Fedel, buon arresto di Lindemann, il tocco di dietro su Agren, il lancio in profondità di quest'ultimo, c'è un fallo su Lindemann, gioco fermo e punizione per il Malmö. Alla battuta Agren, mentre siamo nelle fasi conclusive del primo tempo sul risultato di 0-0, colpo di testa all'indietro e poi rovesciata di Nilsson sul ponte, anzi di Engquist. Bergomi, Zengas, rivediamo anche la precedente azione, Zenga da Brehme, Matteus, Andorlini, Bergomi, Bianchi, Matteoli, probabilità ancora va a chiudere Vandenburg, vedete che il disimpegno è anche elegante oltre che efficace. Quartz, Nilsson, sfugge la palla Anderson che poi commette fallo, aveva molte difficoltà l'Inter a sviluppare un'azione armonica e continua. Di questo ha dato merito indubbiamente anche ai giocatori del Napoli. Matteoli, Ferri, Brehme, Klinsmann, guarda un po' a spasso il pallone, Klinsmann, doppio triangolo fuori gioco. A protestare Berti, francamente, data la velocità dell'azione non saprei dire sulla sua posizione forse o meno irregolare. Il guardalinea comunque non ha avuto esitazione, ecco che rivediamo, vedete che probabilmente non era in quel gioco. Zenga da a breve, siamo proprio agli sgoccioli della prima trazione di gara. Serena, Klinsmann, Matteus, buono il suggerimento per Bianchi che va subito alla conclusione, la palla è fuori. Ottima questa trama, buona anche la tempestività con cui ha battuto Bianchi,
colpendo leggermente l'esterno, vedete il tiro comunque che non inquadra la porta. Vediamo ancora. Perry, Zenga. Bellissimo rilancio. Vandenburg serena, l'invio di Persson, il tocco di Lindemann, il pallone ora giocato da Larsson che chiama in avanti Jonsson, in profondità quest'ultimo, Bergomi rimpalli e quindi serena, Berti, Matteoli, si può trovare sempre pronto Bianchi da questa parte. Cerca Matteus, la palla è fuori, rimessa dello stesso Matteus, tempo scaduto, si gioca il recupero, c'era un fallo su Matteoli, mentre Lindemann riesce a toccare su Nilsson, ancora Lindemann all'indietro per Persson, Nilsson. Buono il lavoro di Nilsson, buono anche il suggerimento, applausi del pubblico, indubbiamente un buon giocatore questo Nilsson. Quindi c'è questo pallone dato da Anderson in profondità e controllato da Bergman. Bremer, Matteus, Berti, c'è Bremer in appoggio, troppo corto il passaggio di Berti. Semplice rimessa laterale per l'Inter, effettuata da Bremer su Matteus. Siamo abbondantemente oltre il 45esimo. Matteoli, converge Matteoli, si allunga troppo il pallone, lo perde Lindemann. Fischia l'arbitro e manda le due squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Se qualcuno alla vigilia aveva ipotizzato che il compito per l'Inter contro il Malmo sarebbe stato gravoso, ebbene bisogna dire che ha azzeccato in pieno il pronostico. Gli svedesi hanno tenuto ottimamente il campo senza fare le barricate, giocando in pressa. Attenzione, siete collegati nuovamente in diretta con lo stadio di San Siro, la partita è cominciata da 30 secondi. L'Inter ha battuto il calcio d'avvio, c'è stato un contropiede degli svedesi, con posizione regolare peraltro di Lindemann. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo, ancora 45 minuti dunque a disposizione per i nerazzurri per ribaltare il risultato d'andata che è stato di 0-1. Il Malmo ha suscitato un'ottima impressione nel corso del primo tempo. Ecco Klinsmann, ecco Matteoli, la palla è per Serena. Serena al limite, strattonato, resiste, parte il cross e c'è Klinsmann che manca la deviazione che sarebbe stata probabilmente decisiva proprio da due passi. Ottima azione di Serena, ecco, rivediamo il cross di Serena e Klinsmann che manca il pallone incredibilmente. Berti, il pallone fuori, è stato toccato da Ferri sull'attacco di Lindemann, la rimessa è degli svedesi, viene ad effettuarla Larsson. Tocco ancora su Larsson che finge il cross, viene attaccato da Kose, il cross poi è effettuato dal compagno Enquist, un po' di affanno in retroguardia interista, poi Zenga sbroglia e rilancia, il colpo di testa di Persson, il pallone giocato da Matteoli, va Matteoli, prova Bianchi sulla destra, parte il cross di Bianchi, l'arresto è di Matteus, Matteus, Berti, fallo su Matteus che stava scattando in profondità per ricevere il passaggio di ritorno in triangolo di Berti, punizione per l'Inter. C'è naturalmente un gran tifo, il pubblico si è peraltro preso conto, rivediamo, vedete Matteus che fa filtrare il pallone poi viene messo giù, il pubblico si è sicuramente reso conto che l'avversario è di quelli ostici, mentre ora sono Bremer e Matteus in posizione di tiro. La
parte con il sinistro, Brene sulla barriera, Matteoli prova il destro e palla che termina fuori di pochissimo. Palla indirizzata proprio verso il 7 da Matteoli, mentre l'arbitro Kirschen della Repubblica Democratica Tedesca è andato a richiamare verbalmente il portiere Fedel, il cui rilancio è ora sfiorato di testa da Brene, controllato da Lindman. C'è fallo su Lindman, gioco fermo e punizione per il Malmo. Sta per batterla Jonsson. Suggerimento in profondità e c'è un fallo ancora di Brene. Ammonito Brene per questo fallo su Jonsson. Nel primo tempo sono stati ammoniti Schwarz del Malmo e Mandorlini. Mentre Nilsson va a battere il conseguente calcio di punizione. 5 minuti della ripresa, risultato di 0-0. Palla spiovere, attenzione, c'è lo stacco di Vondenburg che sceglie bene il tempo, poi sfiora il pallone. Vedete che anche Vondenburg è un mulatto, come Dalin peraltro in panchina questa sera. Il rinvio di Zenga, il tocco di Jonsson, quindi serena la caccia del pallone, riesce a toccarlo su Bianchi. Vedete che non hanno un attimo di tregua tra i giocatori dell'Inter. Subisce fallo Bianchi, il gioco è fermo, la punizione per i nerazzurri. La batte Mateus. Il colpo di testa di Schwarz. Ferri. Brene. Ancora Ferri. In profondità scatta Klinsmann assieme a Jonsson ed è Jonsson che scaraventa in tribuna. Brene per la rimessa. Va a sistemarsi a centro area Klinsmann, la palla è per Matteoli. Matteoli cerca una soluzione, ma vedete che le marcature sono molto molto aggressive. È stato Larsson a fermarlo ed è ancora Brene che effettua il lancio, stavolta lungo in area di rigore, salta serena. Quindi il colpo di testa di Bianchi per Berti, Berti in area, subentra anche Mateus, ma gli svedesi riescono a venire fuori, vedete addirittura a impostare l'azione di contropiede con il capitano Agren, quindi con Engqvist. Su Engqvist c'è l'intervento di Bergomi che fa carambolare il pallone sui piedi dell'avversario, rimessa di Bianchi per Zenga. Brene. 7 minuti della ripresa, non si sblocca lo 0-0 iniziale. Mateus, Matteoli, ha ribattuto il suo lancio, ancora Matteoli, prova su Bergomi. Ancora Matteoli. Matteoli chiude Larsson. Munitissima la linea difensiva è quella dei centrocampisti a sostegno dei difensori nelle file del Malmo e grande propensione al raddoppio di marcatura da parte degli uomini del mister inglese Hodgson. Bergomi. Klinsmann prolunga ma è pronto alla ribattuta Jonsson. Ferri. Arriva anche Mandorlini. E c'è un fischio di Kirschen a comandare il calcio di punizione per il Malmö, mentre
la palla descriveva la sua parabola aerea, c'è stato evidentemente qualche intervento falloso, mentre osserviamo Lindman fermato da Bergomi che dà a Bianchi. Bianchi non corre rischi e disimpegna su Zenga. Bremer. Serena riesce a colpire di testa, arriva Berti ma viene anticipato ancora da Larsson. Portiere Fedel. Jonsson. Lindman. Larsson. Vedete come corrono e si smarcano bene gli svedesi. Anderson, appena diciottenne, tocca in profondità, Breme allunga la falcata, evita l'avversario e l'angolo dando a Zenga. Bergomi, Bianchi, ancora Bergomi, chiusi tutti i corridoi, prova la battuta lunga per questo scatto di Serena sul quale c'è l'intervento di Vandenburg, falloso, punizione per l'Inter. Teus a sistemare il pallone a terra, come sempre c'è anche Breme nei pressi. Parte Matteus per Breme, il suo tiro è ribattuto, Matteoli. Palla in profondità, esce Fedel. Ha tentato Klinsmann di colpire con un braccio, comunque si prosegue. Schwartz. Giocano con molta calma e precisione gli svedesi, vedete Larsson. Dentro Bergomi. Galoppa in avanti il capitano Matteoli. Ancora Bergomi, penetrazione di Bergomi, Bergomi limite, tiro, ribattuta la sua conclusione sul secondo rimpallo, nessun problema per il portiere Fedel. Serena ha disturbato il portiere del Malmo, si riprende con un calcio di punizione, un breve di vista tra pattoni. Ora è Persson, Lindman all'indietro per Vandenburg, Agren, parte il lancio lungo, bello il colpo di testa di Enqvist, Jonsson, ancora Enqvist, quindi c'è il lancio con Larsson giudicato in fuorigioco, ma sono pericolosissimi nella costruzione di questa manovra gli svedesi, che corrono molto senza palla e quindi danno ai compagni l'opportunità sempre di trovare qualche soluzione. Ottimo intanto il lancio di Breme per Bianchi. Su Bianchi si sta portando Nilsson, il suggerimento è su Klinsmann, converge Klinsmann con l'esterno del piede in profondità, ancora Klinsmann, Serena, tocco verso lo stesso Klinsmann che nella corsa poi travolge un avversario, si prosegue. Copertura Bianchi, artiglia bene il pallone, viene attaccato da Lindman, se ne libera, ora deve vedersela con Anderson, dà in profondità Matteus, ancora Bianchi e nuovamente verso Matteus, va Matteus, 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 sempre Matteus, tira il portiere e via in calcio d'angolo. Ottima azione di Matteus che ha fatto fuori tutti i difensori avversari, ecco vediamo la sua impetuosa azione, poi ha battuto a rete, è stato bravo il portiere a deviare, azione ancora dal vivo e il tiro di Matteoli è sul fondo. Tredici minuti della ripresa, risultato di 0-0. Viene via del portiere Fedel, l'arresto di Breme, Breme che dà ancora a Matteus,
cambia gioco Matteus, c'è Serena che rimette in mezzo, colpo di testa di Klinsmann, attenzione il giro di Berti e ancora è Vandenburg a rifugiarsi in calcio d'angolo. Ora l'Inter sta esercitando una pressione massiccia e convincente, preme della bandierina, sale altissimo l'urlo di San Siro, parte il cross, colpo di testa di Bergomi e parata di Fedel. Persson in profondità a Engqvist che combina con Lindman, attenzione Nilsson, va Nilsson, da in mezzo c'è Brehme che con molta calma affida a Zenga, il rilancio del quale è ribattuto di testa da Persson ma controllato da Bergomi, Bergomi per Bianchi, Bianchi all'indietro a trovare ancora qualche soluzione, palla ora per Berti e questi triangoli però hanno esito molto dubbio e problematico, soprattutto perché gli svedesi sono molto ben disposti. Rinvio di Fedel direttamente in palla laterale, ci avviciniamo al quarto d'ora del gioco della ripresa, l'Inter deve stringere i tempi, guardando bene peraltro a non scoprirsi in difesa. Serena deve vedersela con Vandenburg, sempre Serena, ammonizione per Vandenburg, quarto ammonito della partita, due per parte, Vandenburg e Schwarz per il Malmo, Brehme e Mandorlini per l'Inter. Matteus a battere, il calcio di punizione nel mucchio, c'è il colpo di testa di Mandorlini sul fondo, cerca l'angolino, Mandorlini non è fortunato. Avete rivisto la conclusione di Mandorlini, mentre ora c'è il rilancio di Brehme con Serena che aveva tardato a rientrare, quindi è stato pescato in offside. Sta per battere la punizione Agren. Palla in profondità, il tocco è di Bianchi per Zenga. Palla destinata al fallo laterale, è pronto a effettuare la rimessa Agren, indirizza su Engqvist, da questi a Nilsson, buon giocatore questo Nilsson, vedete che mantiene il possesso di palla, poi va in ottima combinazione, sempre Nilsson, serie di dribbling, ancora Nilsson, largo poi per Larsson, parte il traversone di quest'ultimo che taglia tutta l'area di rigore, Inter che ha corso un rischio tremendo, molto molto bravo Nilsson, mentre da quest'altra parte c'è Klinsmann sul quale si produce in questo stacco palloso Vandenburg, ancora punizione per i nerazzurri. Anzi no, si tratta di semplice rimessa laterale ed è Matteus che la opera mentre l'area del Malmo è molto affollata. Klinsmann, Bergomi e poi il rinvio di Schwarz, ma il gioco è fermo, due giocatori del Malmo a terra in piena area di rigore, si tratta di Andersson e di Agren che si è rialzato. Intanto siamo al 18° del secondo tempo, rivediamo la concitata precedente azione, vedete che ci sono ripetuti tentativi, termina a terra Agren, termina a terra anche Andersson ed è sempre Andersson che è giù.
Berti prova l'affondo, solito raddoppio, Larsson d'esterno in profondità, colpo di testa di Engvist, attenzione, poi c'è questo lancio, ancora Engvist che tenta di servire Lindman, in qualche modo recuperano il possesso di palla i giocatori dell'Inter ed ecco Matheus, lo ferma Schwartz, ancora Matheus, Bianchi, Mandorlini, finta di Bergomi per Matheus, palla dentro per lo stesso Mandorlini anticipato da Vandenburg, quindi il rilancio di Persson su Lindman, contropiede del Malmo, Lindman dà in mezzo, attenzione, tiro alto da parte di Engvist, micidiale contropiede del Malmo, attimo di terrore sulle tribune, rivediamo, vedete il suggerimento perfetto, il tiro in corsa, forse addirittura sfiorato Zenga, comunque l'arbitro non fa battere l'angolo, Brehme, Matteoli a cercare Bianchi ma il rinvio è del puntuale Persson, l'anticipo di Bergomi, la palla per Matteoli, ora per Matheus, Berti tocca male su Bergomi, ancora gli svedesi, non filtra fortunatamente questo pallone, parte il traversone, una roccia, Vandenburg, Matteoli messo in movimento da Bergomi, parte il cross e c'è Klinsmann alla caccia del pallone, lo gira verso Brehme, fuori, palla fuori sull'Arsenal. Io ho avuto l'impressione che sul tiro di Engvist Zenga abbia toccato, tanto è vero che il portiere sta ancora toccandosi la mano, intanto c'è questa respinta del portiere Fedel, Ferri direttamente all'indietro su Zenga, l'Inter naturalmente ora deve anche assumersi qualche rischio, deve attaccare per forza di cose e naturalmente così si scopre al contropiede dei corridori svedesi, c'è fallo ora su Ferri, batte Mandorlini a favore di Brehme, ecco Brehme in azione, c'è il lancio in profondità a cercare Serena, va altissimo Serena ma è pronto Agren, Bianchi ancora in mezzo, palla fuori, Serena verso Berti, Berti non trova il tempo per la battuta subito, quindi allarga su Bianchi, parte il cross di Bianchi, c'è deviazione, calcio d'angolo. Sta per entrare in campo Cucchi al posto di Bianchi, gioca la carta Cucchi tra pattoni al 23esimo del secondo tempo, uscirà Bianchi. Ecco Bianchi, che tra l'altro non è in perfette condizioni fisiche, zoppica leggermente, lascia il posto a Cucchi. Mentre l'Inter batte questo tiro d'angolo con Matheus. Saltano in molti, la palla è per Brehme, prova il tiro, ribattuto, il rimpallo favorisce ancora il Malmo. Jonsson, Lindman, Nilsson, Jonsson, Ferri. Brehme, cambia gioco Brehme su Mandorlini. Mandorlini, Matheus. Porta a spasso il pallone Matheus, poi cambia gioco, sfiora il pallone Lindman, lo recupera però Brehme, attenzione, palla in gol, Serena, errore di Vandenburg e Serena mette in gol al 24esimo, Serena sull'unica sbarratura difensiva del Malmo mette in gol, Serena un gol importantissimo per l'Inter. E anche per Serena, vi avevo detto delle difficoltà di Serena, e poi avete visto Trapattoni che subito dopo aver esultato lancia il suo fischio, vedete l'errore, l'unico fino a questo momento dell'ottimo Vandenburg,
Serena ciabacca un po' il pallone, comunque mette fuori tempo Fedel ed è l'1-0. 24esimo del secondo tempo, gol di Serena, errore vedete ancora di Vandenburg e l'Inter ristabilisce la situazione di parità con il Malmo. Engvist, Anderson, Persson, Engvist, c'è pallo, attenzione, accenno di reazione da parte di Engvist su Bergomi. Gioco fermo e punizione per il Malmö. Pate Persson. Rinvia Brehme. Palla per Jonsson. Dentro Jonsson, quindi Anderson prova il sinistro, va Zenga a bloccare. Tiro di Anderson, parata di Zenga. Vi ripeto che Zenga probabilmente ha salvato il risultato in precedenza su quel tiro di Engvist praticamente a colpo sicuro. Mentre ora è Mateus in possesso di palla. Ecco il suo lancio, un po' troppo angolato. La palla è fuori. Per la rimessa c'è Persson, si sta scaldando a bordo campo anche Morello e anche Dalin per il Malmo. Esce Serena, entra Morello, applausi a Serena, seconda sostituzione dell'Inter, entra Morello. Rimessa di Persson, palla ancora Persson che batte lungo in profondità, c'è il colpo di testa di Bergomi, sul pallone arriva Cucchi, lo smista Brehme. Matteoli, fuori misura al lancio, portiere Fedel, Jonsson ora. Ancora portiere. 27 minuti della ripresa, Inter 1, Malmo 0. Jonsson, situazione di perfetta parità rispetto al match d'andata. Ancora un bel tocco di Engvist, quindi pallone per Larsson. Entra Brehme, rimpalla il pallone sull'avversario, rimessa dell'Inter. Brehme effettivamente guadagna qualche metro. Al cambio, entra nelle file del Malmo il giocatore Dalin al posto di Larsson. Dalin è un giocatore molto quotato, ricordo di averlo visto giocare assai bene nelle file della nazionale olimpica svedese a Seul. Matteoli, attenzione, questi disimpegni, Mandorlini attaccato dallo stesso Dalin che probabilmente lo intercetta fallosamente, vedete che viene subito richiamato dall'arbitro Kirchen, punizione per l'Inter. Matteoli, un dribbling, lancio poi su Morello, va Morello, parte il suo cross, c'è deviazione, angolo. Dalla bandierina Mateus, 28 minuti della ripresa, 1-0 per l'Inter. Arriva anche Ferri, sbuccia il portiere, il colpo di testa è di Ferri, traversa, mischia clamorosa, ancora Berti ha tentato la deviazione, avete visto che sulla respinta difettosa del portiere Berti ha colpito la traversa, ora c'è Matteoli in possesso di palla, doppio rimpallo, Brehme, va Brehme, parte il suo cross, angolo, mentre nella concitata azione precedente Berti dopo la respinta difettosa del portiere ha calibrato, ecco che rivediamo, anzi questa è proprio l'ultima azione, angolo determinato da Vandenburg,
Breme dalla bandierina, traversa di Berti, palla fuori, la rincorre Morello, tenta di farla filtrare, recupera Matteus, ecco il suo cross verso Klinsmann. Klinsmann è in area, è circondato da due avversari e fermato in qualche modo, mentre sul tentativo di contrattacco Engvist viene fermato da Matteoli. La gara è sempre molto intensa. Schwarz alla rimessa, ancora Schwarz, uno dei migliori tra i suoi. Parte il lancio dentro per Engvist, recupera Breme, Ferri. Mezz'ora esatta della ripresa, Inter 1, Malmo 0. Colpo di testa lì dietro, Jonsson, Matteus, fuori gioco di Berti. Vedete inquadrato l'arbitro della partita, il signor Kirschen, si soffermano spesso su di lui le telecamere della squadra esterna di Milano 1 guidate da Luciano Aleschi. In effetti il signor Kirschen ha avuto un grande affare stasera, la gara non è stata cattiva ma certo giocata sulla falsariga di un agonismo veramente notevole. Breme tocca verso Cucchi in controtempo, ne approfitta Engvist, quindi Nilsson, Lindman, arriva a sostegno anche Jonsson, parte il cross, esce Zenga, la palla è sua. Mandorlini, Breme, Morello, Morello si fa intercettare il lancio, attenzione, ci mette una pezza molto opportuna Ferri, poi Cucchi ha giocato un buon pallone su Matteus, Matteus ancora va in penetrazione, gioca largo poi su Matteoli, Matteoli sistema a terra il pallone, il suo cross carambola sulla nuca di Schwarz, va in angolo. Breme con il destro, palla sfiorata ancora da Vandenburg, messa in calcio d'angolo ma la leggera deviazione l'ha messo fuori tempo anche Fedel e Berti è arrivato con un attimo di ritardo. Rivediamo il tutto, vedete che Vandenburg mette fuori tempo tutti, angolo. Sostituzione ancora nelle file del Malmo, esce Lindman, entra Wegner. Colpo di testa di Mandorlini e poi recupera la posizione sul tocco di Cucchi il portiere, è entrato in campo con il numero 13 Eckheim. Attenzione, Mandorlini risolve dando a Zenga, 33 i minuti di gioco della ripresa, 1-0 per l'Inter, colpo di testa all'indietro di Vandenburg, palla per il portiere Fedel. Jonsson, anzi no, ha puntato il passaggio il portiere, poi opta per la battuta lunga. Dalin, Ferri, fuori gioco di Matteus. Matteus gioca ora in posizione più avanzata, Morello copre e Cucchi naturalmente è in posizione più centrale rispetto a Bianchi. Batte la punizione Persson, fallo, c'è fallo di Dalin. Bergomi per Zenga.
Bremen. Grande battaglia questa sera a San Siro. Matteus, Mandorlini, Bergamo, ancora Mandorlini, darà a Breme, Breme prolunga in profondità per il rinvio di Agren, va allo stacco Ferri, la palla per il nuovo entrato è Kane, ora per Jonsson, in profondità Breme, non aggancia Cucchi, ancora Jonsson, quindi Schwarz da dentro per Ekain, parte il cross di quest'ultimo, Mandorlini in calcio d'angolo. Si rialza anche Bergomi che è stato anticipato dal compagno. 10 minuti al 90esimo. Batte dalla bandierina Nilsson, sicuramente uno dei più bravi nelle file del Malmö, assieme a Denquist Schwarz. Palla spiovere, gol! Esitazione, palla in gol. Esitazione fatale della difesa dell'Inter. Zenga ha accennato l'uscita, poi invece è rimasto tra i pali e il gol è stato realizzato da proprio da Enqvist. Vedete Enqvist, errore della difesa dell'Inter, Enqvist segna l'1-1 al 36esimo del secondo tempo. A questo punto l'Inter deve segnare addirittura due reti per qualificarsi. Breme, Matteus, Bergomi, colpo di testa di Vandenburg, ancora Dalin ora, Dalin e Ferri, Ferri per Zenga. Centrocampo ancora controllano la situazione gli svedesi, Breme, largo per Morello, salta un avversario, Morello perde il secondo contrasto e Bergomi è costretto al recupero con palla ancora a Zenga. Comincia a sfollare la gente di San Siro, un po' delusa, anzi molto delusa dagli sviluppi di questa azione. C'è Berti che va al tiro, la parata di Fedel. Avversari forti questi svedesi. L'Inter ha giocato una partita gagliarda, ma francamente ha trovato molte difficoltà a venire a capo di questi giocatori scandinavi molto ben disposti sul campo. Intanto Anderson travolge Matteoli. La partita è stata aspra, molto combattuta, ma non cattiva. Matteoli ora per Mandorlini. Mandorlini per Ferri, carica al destro Ferri e lascia partire un tiraccio che si spegne sul fondo. A questo punto, quando mancano 6 minuti alla fine, per l'Inter si profila l'esclusione dalla Coppa dei Campioni al primo turno. Ed è un'esclusione naturalmente amara, anche perché la partecipazione al massimo torneo europeo che la società milanese ha vinto per due volte in passato costituiva un sogno a lungo accarezzato. Morello intanto viene fermato, la palla è per Dalin, va Dalin in penetrazione, lascia partire questo tiro che Zenga blocca. Naturalmente adesso il morale degli svedesi è elevatissimo, mentre l'Inter sente di poter fare molto molto poco e quindi c'è anche l'eventualità che il finale di partita riservi qualche altra brutta sorpresa agli interisti. Matteoli, Matteus, Matteoli, va Matteoli sul fondo, entra in area, parte il suo cross, c'è deviazione, il colpo di testa di Agren, quest'altro di Ekain, Dalin.
Ekheim. Non hanno fretta naturalmente gli svedesi, Engqvist, hanno giocato una partita esemplare sul piano tattico. Dahlin, buona la sua giocata. Andersson, Schwartz, Nilsson, Persson, ancora Nilsson sul fondo e c'è calcio d'angolo probabilmente. No. Cinque minuti al termine, Inter e Malmo sono sull'1-1. Decisiva l'esitazione della difesa interista in occasione del gol del pareggio, anche se bisogna ricordare che lo stesso gol dei nerazzurri era nato su un errore difensivo del Malmo. Certo, non si può rimproverare nulla ai nerazzurri sul piano dell'impegno, ma contro una squadra disposta tatticamente come il Malmo e con degli elementi assai prestanti fisicamente, forse sarebbe servito qualche dribblatore in più. L'Inter ha molto insistito sui triangoli di prima, sullo stretto, e ha trovato i corridoi sistematicamente chiusi. Cucchi, Matteoli, buon pallone per Cucchi, Cucchi al limite, da dentro il pallone per Klinsmann, si gira Klinsmann, viene fermato e c'è ancora il contropiede con Engqvist. Con calma da all'indietro su Persson, da Persson a Nilsson, Engqvist, Ekheim, svolla ormai San Siro, serata amara per l'Inter che proprio domenica scorsa aveva giocato un'ottima partita. Attenzione, c'è questo colpo di testa ancora sul fondo e vedete che il Malmo sta legittimando in questo finale, anche se bisogna considerare il quadro psicologico tutto a favore degli svedesi, sta legittimando il passaggio del turno. Per la verità, nella gara d'andata non avevano suscitato una grande impressione gli svedesi, l'Inter aveva subito un gol evitabile e aveva sfiorato più volte la segnatura, ma stasera fin dalle prime battute si è capito che questo Malmo è una grossa formazione. Viene fermato intanto Klinsmann, punizione dal limite, palla per Morello il cui tiro viene deviato e termina sul fondo. Tre minuti al termine, Mateus dalla bandierina, parte il suo cross, c'è il colpo di testa di Mandorlini, palla ancora messa fuori, Ferri e Dahlin alla rincorsa del pallone, in vantaggio Ferri che lo prolunga su Zenga. Colpo di testa di Vandenburg, Ferri, Breme, ecco il lancio di Breme per Ferri, Ferri verso Klinsmann, Klinsmann cerca di girare su Morello, arriva Bergomi, viene fermato da questo lancio all'indietro con il portiere Fedel che esce ad evitare l'angolo. Breme, Matteoli, ancora Breme, ecco il suo cross, palla sfiorata da Berti, poi Morello, rimpalli, Berti, Klinsmann, niente da fare, e Klinsmann poi colpisce magari involontariamente Persson, poi si scusa subito, palla gol ancora per l'Inter in mischia, nulla da fare. Rivediamo, vedete la prima conclusione di Morello, chiudono gli svedesi, arriva Berti, Klinsmann attaccato e fermato da Jonsson e poi il fallo di Klinsmann su Persson. Batte il portiere Fedel. Breme, Mandorlini, il rinvio di Persson a campanile, ancora Mandorlini, riesce a dare a Morello, su Morello si porta Nilsson e lo ferma in fallo laterale. Parte il cross di Mateus. Mateus ancora generosamente riconquista il pallone, certo ha disputato una grossa partita anche se ha dovuto molto spesso affidarsi
alle iniziative e alla generosità personale. Ecco Matteoli, parte il cross di Matteoli verso Morello, va sul fondo Morello, butta in mezzo, alto per Cucchi. Palla a fondo campo. Ultimo minuto della partita di San Siro, Inter e Malmo sono sull'1-1. Il match d'andata si era chiuso con il successo del Malmo per 1-0 e forse proprio là è nata l'eliminazione dell'Inter. Cucchi. Ancora Cucchi dopo la respinta. Brene. Matteoli. Brene. Tempo praticamente scaduto, Bergomi. Rinvio ancora di Johnson, Ferri. Brene. Parte il lancio a cercare Klinsmann, c'è Vonenburg che rilancia, Cucchi, Bergomi, cerca almeno il gol del platonico successo, il 2-1 non servirebbe a nulla all'Inter, ecco la palla dentro, il tempo comunque è scaduto, Bergomi, Nilsson, contrattacco ancora, vedete velocissimo, scatta Enqvist, eccolo servito. Va Enqvist, palla dentro per Dalin, fa in tempo a chiudere Zenga. Fischia il signor Kirschen, esultano gli svedesi, ne hanno ben donde. Esce tra gli applausi il Malmo, qualche fischio ma più che altro disappunto all'indirizzo dell'Inter.